Disastrosi, disastrosi, perché non possiamo andare a Venezia in questa situazione di classifica con questa Juve e fare un altro pareggio, perché non è tanto il problema del pareggio a Venezia. Oh ragazzi, quello ci può stare durante una stagione, dici, becco la partita che va male, non entra la palla, faccio qualcosa, creo occasioni, ma comunque ogni tanto un passo falso ci sta. Il problema è che tu li sommi tutti, questi passi falsi, e come vi dicevo nel video ieri sera, Empoli, Sassuolo, Hellas Verona, Udinese, Venezia, 2 punti in 5 partite, 13 li hai bruciati, li hai buttati via. Quindi se non vinci con le piccole e non vinci con le grandi, perché se tu vuoi andare in Champions devi vincere gli scontri diretti, Napoli, Inter, Milan e Atalanta, 4 partite, 2 punti, sono altri 10 che hai buttato via, iniziamo a mettere insieme tutti questi punti che abbiamo buttato via, capisci che la situazione di classifica è quella che ti meriti. E c'è poco da fare, calcio. Dicono che sia semplice, Allegri dice che è semplice, io sono anche d'accordo sul fatto che il calcio non sia una scienza complicatissima, ci sono cose molto più difficili del calcio. Vai a prendere la classifica, dati la mano, numeri la mano, ti meriti di essere lì. Anzi, adesso vediamo se magari riesci a perdere altre posizioni, perché comunque giocano anche quelle dietro. E prendi quello che viene, poi lo accetti. One Football, gratis, qui sotto in descrizione, da scaricare per monitorare anche le altre, per guardare i risultati delle altre, per capire se a gennaio qualcosa si potrà fare, non ne ho idea, non lo so, sono anche un po' negativo sotto questo punto di vista, e per rivedere gli highlights di un Venezia-Juventus che non è stato dominato dalla Juve. Ragazzi, quando sento che abbiamo fatto un ottimo primo tempo io non sono d'accordo, andatevi a vedere anche un po' di statistica, un po' di replay su One Football. Mi è parsa una partita abbastanza equilibrata, il pareggio per 1-1 penso che sia il risultato più giusto per tutti. Non mi fermerò tanto sul discorso di Massimiliano Allegri, perché ieri sera, ragazzi, stanotte, più che ieri sera, ho fatto uscire un video nel quale parlo dei limiti e delle contrapposizioni, delle cose assurde, delle cose illogiche che stiamo vedendo in questa stagione della Juventus. Massimiliano Allegri, insieme a Paolo Dybala, sono due dei focus principali di tutto quello che ho detto. Allegri ieri veramente ingiustificabile, cioè se Allegri si mette anche a sbagliare i cambi, che sono sempre stati uno dei suoi punti fondamentali, una delle cose che ti hanno sempre fatto dire wow, Massimiliano Allegri riesce a leggere bene la partita e cambiarla anche in corso d'opera, allora male. Se poi metti su Caio Giorgi quando si fa male Dybala, me lo levi nella stessa partita, che non ha fatto una buona partita, ne parleremo sicuramente, però non togli magari Morata, che invece ha fatto una partita migliore rispetto a Caio, però non ne aveva più, cioè io non capisco, togliere Pellegrini che si era munito al migliore in campo, era l'unico che spingevi, non capisco, lasciare Rabiot per tutta la partita, continuo a non capire, l'inserimento di Bentancur per recuperare il risultato, continuo a non capire se mi lasci su Rabiot, quindi veramente ieri la gestione di Allegri un po' così, e aggiungo io, dato che Allegri poi nel post partita ha detto il problema di Dybala è collegato a quello di mercoledì. Ma come? Quando mercoledì è uscito Dybala fino al primo tempo, dopo che io ve l'ho detto, io ero allo stadio, ho visto che Dybala aveva qualche problemino, però nessuno ha detto niente, in conferenza stampa non c'è stato detto niente, Dybala sta bene, gioca al primo minuto, perfetto, e poi mi viene a dire che qualche problemino ce l'aveva. Allora sappiamo anche che giocatore è Dybala, sappiamo che in questo momento ha dei problemi, non riesce a dare continuità fisica, se c'è stato anche un minimo problemino, che senso ha rischiarlo? Ma facciamo qualcos'altro, preserviamolo. Quindi non sono proprio soddisfatto di Allegri in questo momento, ma non è questa partita nello specifico come lo fa dire, perché chi segue il canale sa che tutte le volte, tutte le giornate, analizziamo partita per partita e poi aggiungiamo un mattoncino a quella che è il pensiero, a quella che è la concezione del lavoro dell'allenatore. E ad oggi, secondo me, l'allenatore non è sufficiente. Non è sufficiente il lavoro dell'allenatore. Poi, che sia questo l'unico problema, sono il primo a dirvi di no. Perché soltanto un cieco, per quanto mi riguarda, potrebbe attribuire tutte le colpe all'allenatore. Perché ancora una volta lo torno a dire. Ragazzi, questi qua sono scarsi. Noi abbiamo dei giocatori scarsi. Se riusciamo a mettere in campo i migliori 11, diciamo una squadra dignitosa, poi iniziamo a non avere gli altri migliori 11, non riusciamo a raggiungere gli stessi livelli. No, non ce la facciamo. È inutile. Cioè, non ce la facciamo. Il livello della squadra è basso. E se ci mettiamo che oltre a essere scarsi, tanti non c'hanno pure voglia, allora la frittata è fatta. Per fortuna abbiamo ancora dei punti a cui aggrapparci, abbiamo ancora dei giocatori a cui aggrapparci.
ce ne sono tanti che hanno finito le chance. Quindi Allegri ha delle grandi colpe, delle responsabilità evidenti, ma vi prego non commettiamo lo stesso errore che stiamo facendo da anni, dove alla fine dell'anno tagliamo una testa e basta, quella dell'allenatore, illudendoci che poi ne arriverà un altro e che finalmente lui sì risolverà i problemi, schierando Alessandro, schierando Rabiot, schierando della gente che ad oggi non ha più nessun motivo per vestire la maglia di Juventus e guadagnare delle cifre così alte. Mi dispiace. 4,5 da Allegri, non mi ricordo se l'ho detto, ma questo è. Szczęsny, 6, incolpevole sul gol di Aramo. Per il resto Szczęsny, non c'è stato questo forcing del Venezia, per fortuna. Segno che almeno non siamo ancora, non so, uno scolapasta di difesa. Davanti siamo nulli. Continuiamo a prendere dei gol. Vi do anche questa chicca. È il primo gol in stagione che il Venezia segna una fuori area. A chi l'ha fatto? Alla Juventus. La prima partita da titolare del capitano del Venezia, di 32 anni, difensore centrale, che gioca per necessità in questo momento, contro chi la fa? Con la Juventus, e riusciamo a segnare solo un gol. Venezia, quella squadra lì, squadra che lotta per rimanere in Serie A, un grosso in bocca al lupo al Venezia, perché i tifosi hanno cantato dal primo all'ultimo secondo sostenendo la squadra, anche quando la Juventus era in vantaggio. È così che si fa. Szczęsny incolpevole. Szczęsny veramente lo salvi, perché poveraccio, che colpo può avere Szczęsny? Ma ci sono tante cose da dire, eh. Già Bonucci non mi ha convinto tantissimo, credo di dovergli dare 5,5 anche sul gol, ma non riusciamo mai nell'uno contro uno con Bonucci a prendere quei palloni in testa, mai, cioè non ce la facciamo mai. Quel pallone poi carambola, De Sciglio, Quadrado e Locatelli sono tutti lì, c'è un unico uomo, lascia il libero di là, dove poi a sinistra la rimettono in mezzo, non facciamo la scalata perché Locatelli è lì, dovrebbe uscire, dovrebbe cercare Kajorg, quindi in ritardo anche lui nella scalata, e prende un gol da fuori area. Più qualche lettura un po' così di Bonucci, un po' ballerino a volte. Non la migliore prestazione di Leonardo. 5,5. Bene invece De Ligt, gli voglio dare 6,5, perché anche nel primo tempo, ragazzi, ci salvi in un'occasione sullo 0-0, uno contro uno, con la scivolata, la va a prendere col piede dietro, e poi sempre solido, sempre voglioso, sempre volenteroso, anche sul gol che noi prendiamo. Il gol che non prendiamo nasce da De Ligt, che comunque ci arriva, la mette fuori, e poi un disastro. Ma ci arriviamo. Comunque De Ligt, non mi sento di criticarlo. Cioè, anzi, De Ligt gli do 6,5, uno dei pochi a cui do una valutazione positiva nel disastro di ieri. De Sciglio, 5. 5 perché non si è mai visto. Si è visto una volta nel primo tempo, dove dà quel pallone a rimorchio dietro a Morata. Per il resto, non c'è. Non è cambiato niente. Fa lo stesso. Pellegrini, 7. Migliore in campo. Diagonale fenomenale che salva dal gol. Cross al bacio per Morata dopo che prova l'uno contro uno. Cross perfetto per un bel gol di Alvaro Morata. Pochi minuti prima, ancora Pellegrini, ancora per Morata, va a creare un'altra delle poche occasioni che abbiamo creato nel primo tempo. Segno che abbiamo bisogno di questo ragazzo. 7 e migliore in campo. Ancora una volta ammonito, la munizione questa volta c'era. Però che spinta, che voglia di dimostrare di poter rimanere alla Juventus e di essere importante per la Juventus. Voglia, oltre che prestazione, voglia. E Pellegrini ce la sta mettendo. È giusto che sia titolare. Quadrado, 5. Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Anche nel primo tempo, quel tiro. L'anno scorso Quadrado quella palla la mette in mezzo, perché sa che c'è Cristiano Ronaldo e che fa gol. Quest'anno Quadrado tira, eh. L'anno scorso Quadrado era tipo quota 15 cross e 15 assist in questo momento della stagione. Ad oggi quanti ne ha fatti? 1? 0? 2? Non lo so. Pochi comunque. Forse 0 davvero. Segno che Quadrado si deve mettere in proprio, perché non ha fiducia di quelli che ci sono in mezzo. Sono segnali, questi ragazzi. Ve lo dico, sono segnali. Alessandro. Neanche io riesco a connettermi, Alexa. Alessandro che entra al posto di Pellegrini. C'hai un quarto d'ora più recupero, che cosa fai? Niente. La risposta è niente. Niente! Com'è possibile sta cosa? Niente. Voto 5. Uno che entra e non mi cambia minimamente la partita e non fa niente, in un quarto d'ora più recupero, gli devi dare 5. Do 5 anche a Locatelli, perché io ho visto tante pagelle che l'hanno salvato, ma ieri Locatelli non è piaciuto. Sì, gestione del pallone, sì, apertura destra-sinistra, sì, quello lo sa fare Locatelli, ma quello è il minimo indispensabile.
po' di confusione anche sul gol e quell'incapacità di dare la marcia in più, perché il palleggio a basso ritmo ce l'ha dato, però Locatelli in queste partite qua ci deve dare anche la possibilità di creare delle occasioni da gol importanti. È ovvio che dipende anche da tutti quelli che c'è intorno e non è solo colpa sua, ma io ieri non salvo nemmeno Locatelli. Secondo me è una partita da 5 quella di Locatelli di ieri, con anche degli errori in occasione del gol, dell'1-1, quindi secondo me non è sufficiente Locatelli ieri, ma ancora meno sufficiente il suo compagno di reparto, Adrien Rabiot, ragazzi, da mani nei capelli ieri. Ma ieri per cosa ci ricordiamo Rabiot? Ditemi un'occasione su 90 minuti più 6 di recupero totali che li ha giocati tutti li ha giocati tutti, per cosa vi ricordate Rabiot? Avanti. L'unica cosa per cui lo ricordo è quel timido tocchettino in aria che poi viene respinto dalla difesa del Venezia, su cui Bernardeschi tira la fucilata e Romero fa il miracolo. Posto. Quasi 100 minuti di gioco. Vi dirò di più. Sapete per cosa me lo ricordo, Rabiot? Perché mi sono riguardato il gol che abbiamo preso. Con Locatelli che spara alto, Morata che non riesce a gestire, la palla torna a centrocampo, Rabiot in ritardo, non riesce ad andare, quel piedino lì non ci riesce, e va bene. E allora gli fanno il torello a centrocampo, con Rabiot che non capisce da che parte deve girarsi perché gli fanno il torello. Palla che va sulla destra del Venezia, Rabiot, essendo sulla sinistra, segue Ramu, hai due allora, dopo aver fatto il torello, dopo non aver preso palla a centrocampo, dopo non aver recuperato il possesso, lo guarda, Ramu va ai 5 all'ora, Rabiot ai 2, palla messa dentro, sbagliamo la copertura con Bonucci, con Locatelli, con De Sciglio, con Cuadrado, con quello che volete, e pigliamo gol. Perché il centrocampista con il compito di recuperare palloni non ha recuperato i palloni e non è nemmeno andato in taker, guardando l'avversario continuamente, facendosi fare torelle, guardandolo andare 2 all'ora. Beh, ma stiamo scherzando, stiamo dicendo davvero? Che qua Bentancur non è un fenomeno, non lo è, ma se Rabiot mettesse un quarto della voglia di quello che mette Bentancur, che secondo me Rabiot è più forte nella totalità, perché madre natura gli ha dato delle peculiarità importanti a livello fisico, non ci mette neanche quello. C'ha 2 metri di gamba, l'allunga di 1 millimetro, con un passo copre 5 metri e fa i passettini come se stesse facendo lo skip basso. Guarda gli avversari che corrono col pallone e pensa agli affaracci suoi. Ma stiamo scherzando o stiamo dicendo davvero? 4 e mezzo. Come può? Qualche anno fa, quando è arrivato Rabiot, dicevo: questo non ha i gradi per essere titolare della Juventus, è una buona riserva, ma una riserva da 7 milioni all'anno nella Juve non ci può stare. Io non penso nemmeno che sia più a livelli di riserva adesso. Non penso più che sia nemmeno i livelli di riserva, perché si è appoggiato, si è completamente addormentato. Oh, diamogli un bacio, magari la bella addormentata nel bosco e si sveglia, è caduto nel sonno profondo, deve baciare un principe, non lo so, che cosa sta succedendo, non lo so. Poi mi incazzo perché vi dico davvero che non ci si mette la voglia. De Sciglio non si è visto. De Sciglio, Cuadrado ha sbagliato tutto, Alessandro entra come se dovesse andare in gita a scuola, Rabiot è sempre lì, allegro, saltellante nei prati, a guardare i giocatori avversari che fa la partita. Siamo scarsi? Sì. Siamo scarsi. E ce lo dice la classifica. Siamo scarsi e non ci mettiamo voglia. Allora, cari miei, Bentancur 5 e mezzo, quello che vi dicevo prima, poveraccio, lui entra, ma è ovvio che non mi cambia la partita Bentancur sull'1-1. Che cambio è Bentancur sull'1-1? Lo capisco se mi togli Rabiot. Se mi lascia anche Rabiot, gli do 5 e mezzo perché poveraccio non ha fatto una bella partita. Ma che cosa doveva fare Bentancur? Qual era il compito di Bentancur? Perché inserire Bentancur se mi lasci Rabiot? Per quale motivo? Boh. Bernardeschi 6 e non mi è piaciuto. Non ha fatto una buona partita Bernardeschi. Mi dispiace, non ha fatto una buona partita Bernardeschi. Eppure tra le linee era l'unico che creava qualche pericolo. Poi siamo andati a tanto così addirittura dal gol di Bernardeschi, che dovuto fare Romero quella super parata, probabilmente sarebbe stato immeritata la vittoria della Juve. Quindi 1-1 me lo tengo stretto, perché te lo meriti. Quando entri in campo
dopo un primo tempo brutto, con un secondo tempo di variamente che sembrava che vincessi 4-0, ti meriti di non vincere, perché il calcio è fatto di questa roba qui. Bernardeschi è l'unico che ha provato qualcosina, ma non è che ha fatto sta partita, compitino, sei da compitino. La Juventus, ragazzi, serve di più, almeno ci ha messo un po' più di voglia degli altri, però la Juventus serve di più, cioè non può essere questo lo standard della Juventus. Vabbè, Dybala, stendiamo un velo pietoso, su Dybala stendiamo un velo pietoso, ne abbiamo già parlato ieri sera. Morata 6 e mezzo, perché secondo me Morata ha fatto una buona partita, ha fatto un gran gol, ha avuto anche altre due occasioni che non ha concretizzato, ci ha messo della voglia, ci ha messo l'impegno, ci ha messo la corsa. Lui è stato uno dei pochi che mi ha fatto dire almeno ci sta mettendo la voglia. Poi entrano in gioco i limiti tecnici, e vi do questo dato perché quando l'ho letto stamattina mi è venuta la pelle d'oca. Alvaro Morata con la Juventus in Serie A ha giocato 111 partite nei primi 2 anni di Juventus, nell'anno di Pirlo e nel terzo anno di Allegri, che è in corso, dove ha giocato 16 partite. Quanti gol ha fatto Alvaro Morata in 111 partite con la Juventus? 111 partite con la Juventus, quanti gol ha fatto? Quello di ieri, il numero 30. In 4 Juventus diverse, con 4 contesti diversi, con livelli diversi tutti e 4 gli anni, 30 gol. Ribadisco, Alvaro si becca 6 e mezzo, e ieri ha fatto un bel gol, ha fatto anche una bella prestazione di voglia. Ma ce lo vogliamo mettere nella testa che se un attaccante in 3 anni e mezzo alla Juventus fa 30 gol in campionato non può essere il titolare della Juventus? Guardate che mi incazzo se a gennaio non compriamo un bomber. Mi arrabbio veramente, perché vuol dire essere complici, vuol dire saper di aver sbagliato e andare avanti, perseverare, diabolico. Quanti è che ha fatto Vlahovic nel solo anno solare 2021 in Serie A? 31? 32 gol? Nel solo anno solare 2021? Alvaro in 3 stagioni e mezzo. Ditemi voi. È ovvio che poi non ti puoi incazzare solo con Morata. Sono delle partite in cui ti incazzi con Morata, ed è giusto che sia così. Poi prendi sti dati, ragioni su sti dati e dici, ora forse è colpa di chi ha pensato che Alvaro Morata fosse in grado di essere il titolare della Juventus. Poi è ovvio che col Genoa ha sbagliato una marea di gol, facilissimi. Però poi ti rendi conto che il livello di Alvaro Morata questo è, ed è sempre stato questo. Oh ragazzi, cioè, primo anno con Allegri, dove andiamo in finale di Champions, 29 partite, 8 gol, sempre in Serie A, 29 partite, 8 gol. Secondo anno, 34 partite, 7 gol. L'anno scorso, 32 partite, 11 gol. Quest'anno, 16 partite, 4 gol. Questa è la media di Alvaro Morata, 16 partite, 4 gol. Non te la devi prendere, questo è. Moise Kean, sesto discorso per Alessandro. Chi l'ha visto? Cosa ha fatto? Per cosa ci ricordiamo Moise Kean in quel triplo cambio? Non ne ho la più pallida idea. 5, perché uno che entra e fa questo, cioè si becca 5, cioè, e forse addirittura 5 sono dei voti alti per della gente che entra dovrebbe mangiarsi i fili d'erba e 5. Caio appena entrato ha un'occasione incredibile, una delle poche veramente occasioni pulite per la Juventus, la sbaglia, fa una brutta partita alla grande. Però ragazzi, è un 2002 che viene dal Brasile e per la prima volta in Serie A dei minuti davanti. È pronto? No, non è pronto ed è ovvio che non sia pronto. Ed è questo il punto. Quando butti i giovani nella mischia in situazioni di questo tipo e poi non vinci, non mi puoi dire, sì, però sai, c'erano i giovani. No, poveracci. Non è mica colpa di Caio. È ovvio che se avesse fatto gol saremmo andati 1-0 lì, poi magari la partita chissà come va. Ma con i sé e con i ma non si fa niente, perché non mi potete dire che è colpa di Caio, che ha fatto una brutta partita e che è stato tolto dopo essere stato inserito nella stessa partita. Sono cose che non mi piacciono, perché devi accettare gli errori di questi ragazzi, li devi accettare, e sono loro il domani di questa Juve. Poi il livello dei giovani è diverso, non so che livello ha Caio, non so quanto pronto è, non so quanto pronto sarà, non so che livello raggiungerà, ma nemmeno mi interessa. Guardate, nemmeno mi interessa, perché arrivato a un certo punto ci sono dei giocatori che si sono giocati tutte le possibilità, tutte le chance, e da 4 anni sono lì che guardano, 4 anni che sono lì che guardano, e continuano a cambiare gli allenatori, e questi continuano ad andare in campo a non rendere. E allora che
vada in campo Caio a sbagliare, che vada in campo Sulé a sbagliare, che entrano in questi momenti complicati per la Juventus, dove nemmeno i giocatori con esperienza riescono a cavarci fuori un ragno dal buco, ma almeno questi entrano con la voglia, perché sognano di diventare importanti per la Juventus. Quindi non datemi la colpa a Sulé, non datemi la colpa a Caio, che anche Sulé che deve battere quella punizione dal limite a 2 minuti dalla fine. Ma che responsabilità è da dare a un giovane? Ed è giustissimo, è che l'abbia battuta lui, perché era il miglior tiratore che avevi in quel momento. E se ti fa il gol hai sculato. Se ti batte una punizione brutta come quella che ha battuta Sulé, gli fai un applauso lo stesso, perché si è preso la responsabilità di fare quella roba lì. Vanno aspettati i giovani. I giovani vanno aspettati. La partita di ieri di Caio è un mattoncino da prendere e da mettere. È una partita da 5. È una partita da 5 perché ha giocato male. Ma bene, bene che l'abbia giocata. E se l'ha giocata male, lui adesso sarà andato a casa con l'idea di dire: cazzo, l'ho giocata male, l'unica opportunità che ho avuto. Chissà quando mi ricapita. E se davvero ha la stoffa del campione, e anche a livello psicologico sarà un giocatore determinante per il Juve del domani, già nell'allenamento di oggi deve aver disintegrato gli altri, deve aver dato 2 giri a quegli altri. Ma non prendiamocela con Caio, non prendiamocela con Sulé, prendiamocela con chi veramente guardi le partite e pensi: ma questi come ci sono finiti a giocare in Juventus titolari per tanti anni e a prendere tutti questi soldi? E questa era la conclusione delle pagelle di oggi. Ah, ragazzi, che mal di testa parlare di questa roba qua. Veramente, mi è mal di testa. Mi è venuto mal di testa al termine della live reaction ieri sera. Continuo a avermi mal di testa adesso. Sono concetti che continuiamo a riproporre, continuiamo a ribadire, continuiamo a dire, e anno dopo anno continuano a ripresentarsi. È l'allenatore che, è i giocatori che, è la dirigenza che, è la voglia non c'è, è la squadra è scarsa, capito? Però continuiamo a non aggiustarle certe cose. Io l'ho detto anche su Twitter. Io credo che ad oggi la dirigenza, ad oggi nel senso quest'estate, abbia visto in Allegri l'all-in, si è giocata tutte le fiche su Allegri, un allenatore che conosce, che in passato aveva fatto bene, spera che, che sistemi la situazione, ma la situazione nel breve non la puoi sistemare. E quest'anno se bocci ancora una volta l'allenatore, se bocci Allegri, io non so come la dirigenza potrà rimanere a capo della Juventus, perché ribadisco, non è un problema sbagliare, ma ormai stai sbagliando da troppi anni di fila. E secondo me anche la Juve ha visto in Allegri il porto sicuro, e quindi il futuro di Allegri e quello della Juventus sono uniti a filo rosso. La Juventus ha idea di come uscire da questa situazione, perché a me pare di capire che hanno messo Allegri dandogli quello stipendio alto per tanti anni, dicendo: mi fido di te, so che tu ci puoi portare fuori da questa situazione, eccoci qua. Però non lo sapevi che ad Allegri devi fargli la squadra forte? Se prendi Allegri, dai quei soldi per quegli anni ed è in mano sta squadra, è ovvio che Allegri ha delle colpe, perché ce li ha, nessuno si tira indietro a questa cosa. Ma probabilmente ha più colpe chi l'ha messo lì, dicendogli: adesso sono tutti cazzi tuoi. Quindi vediamo come andrà. Io sono sempre dell'idea che spero che d'ora in avanti Allegri farà bene, che spero che la squadra si svegli, spero che la dirigenza compri qualcuno. Però ragazzi, è un farci male, è un continuare a vivere sognando, è continuare a sostenere perché siamo tifosi, ma non ci fa bene questa cosa, non ci fa per niente bene. Ciao a tutti, ci vediamo con dei prossimi video. In gamba, buona domenica a tutti, buona domenica.